Una volta creato Blizzard, abbiamo questa divisione un po' diversa rispetto ad altri mettitori dei parametri. Vediamo il primo rollout. Troviamo Basic Parameters, nel quale troviamo tutte le informazioni che riguardano la nostra icona, quindi le sue dimensioni, se visibile oppure no, la visualizzazione, se a dot, a trix o a mesh, e nel caso avessimo anche delle mesh applicate, che vedremo prossimamente, abbiamo la possibilità di visualizzare in bounding box, che adesso non è assolutamente attiva. E in più troviamo anche la percentuale di particelle visibili in scena, che noi possiamo alzare o abbassare. Vi consiglio sempre di tenere una visualizzazione molto bassa in percentuale delle particles in viewport, poiché possono creare molti problemi in fase di lavoro, andando ad appesantire, senza alcun motivo, la viewport. In casi specifici vi consiglio di aumentare il numero di particles.